Ci troviamo al forum della prevenzione antincendio con l'ingegner Gaetano Fede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Ingegnere, poco fa abbiamo intervistato il nuovo capo dei Vigili del Fuoco che ci ha parlato del fatto che gli ingegneri siano sempre più importanti nell'attività di prevenzione antincendio, è così? Ma sicuramente sì, intanto sicuramente l'attività di certificatore antincendio e di professionista antincendio ha ormai assunto il rango di attività professionale a tutto tondo, come può essere lo strutturista, l'impiantista, perché chiaramente ha dei connotati, delle potenzialità progettuali notevoli, importanti, anche di approfondimento e di crescita professionale. E in particolar modo il nuovo codice di prevenzione incendi mette in evidenza moltissima professionalità, perché così come accade in altri campi fa prevalere in maniera netta l'attività prestazionale rispetto a quella prescrizionale. E la differenza è sostanziale, perché ovviamente con l'attività prescrizionale non si fa altro che rispettare alcune norme, spesso difficili da superare, spesso anche vecchie, spesso anche superabili con giusto approfondimento professionale, mentre la norma prestazionale mette in campo tutte le potenzialità dell'ingegnere. È un modo sicuramente per alzare l'asticella della qualità professionale a vantaggio di coloro i quali la materia la conoscono e quindi si pongono sul mercato come sicuri referenti e certi di poter soddisfare le esigenze dei vari committenti. Il suo intervento è stato molto seguito e la prova sono le tante domande che sono seguite. Il nodo è proprio questo, quello della specializzazione, come dimostrare la propria competenza. Mi sembra che lei poi però abbia dato delle risposte molto chiare, il tema è la responsabilità. Il tema è la responsabilità, quindi piuttosto che creare, una domanda specifica che mi è arrivata dalla sala, di creare compartimenti e stabilire chi sono e fare un elenco dei professionisti antincendio, noi partiamo dal presupposto che invece questa professionalità va accresciuta con sistemi di tipo prestazionale. Nelle asseverazioni che sono assunzione di responsabilità con ricadute penali, è chiaro che chi si avventura a fare una prestazione, una professione che non conosce, o prima o dopo incapperà nella mannaia della giustizia e quindi verrà chiaramente estromesso dal mercato. È chiaro che non riusciamo a imporre un'etica professionale, ma deve rientrare nel DNA del professionista. Un Consiglio Nazionale degli Ingegneri molto impegnato quindi sul tema della sicurezza, anche perché fra pochi giorni organizzerà un secondo evento proprio dedicato più in generale al tema della sicurezza. Può anticiparci qualcosa? Sì, il 20 ottobre noi terremo presso la sede INEAL di Roma la seconda giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza. La prima si era tenuta il 18 scorso, ottobre l'anno scorso, ed era organizzata in collaborazione col Comando Nazionale Vigili del Fuoco. Quest'anno la faremo insieme all'INAIL. Devo dire che la prima manifestazione ha avuto un ottimo successo sia sulla stampa specializzata che tra i colleghi, quindi abbiamo pensato di continuare e continueremo magari l'anno prossimo con un altro partner. Mentre l'anno scorso abbiamo centrato la nostra attenzione su tutto il sistema ovviamente della prevenzione di incendi, quest'anno lo andiamo a centrare un ottimo su quelle che sono i ruoli invece della sicurezza nei cantieri, e in particolar modo non tanto la sicurezza dei cantieri, per cui ci saranno anche degli approfondimenti specifici, ma in particolar modo del ruolo del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, che la norma in questo momento lascia libero compito da svolgere anche da non professionisti, mentre per il coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili è previsto una iscrizione a un albo professionale, non è così per gli SPP. Noi riteniamo che il compito è altrettanto delicato, è importantissimo anche perché si parla di tutela e salute del lavoratore nel luogo di lavoro, che questo compito vada svolto da professionisti competenti, non necessariamente ingegneri. E su questo è uno dei temi trainanti su cui cerchiamo di lavorare all'interno del convegno, che si articolerà in una mattinata di relazione e un pomeriggio di tavolo rotondo in cui saranno presenti tutti gli attori della filiera, costruttori, Confindustria e sindacati. Ho l'impressione, ingegnere, che con la vostra attività del CNI voi abbiate superato la visione che il CNI doveva collaborare solo o l'ingegnere alla predisposizione dei documenti, ma stiate portando il professionista e ove serve l'ingegnere di nuovo a essere al centro di questi argomenti e non solo il consulente. E guardi, lei c'entra un problema politico che il CNI, il nuovo CNI si è posto sin dall'inizio. Abbiamo
prendiamo atto, abbiamo preso atto che l'ingegnere ha perso, la società, quel ruolo centrale di riferimento che ha avuto negli anni. Per recuperarlo dobbiamo riappropriarci della nostra professionalità ed essere coloro i quali in qualche modo illuminano zone d'ombra e diano contributo non solo ai committenti ma ai governi per dare quel rilancio al nostro paese che ha bisogno di competenze e professionalità. Gli ingegneri su questo ci sono. Grazie ingegnere. Prego. È bella.